hanno un enorme problema di crescita. Tre quarti dei nostri problemi derivano dal fatto che il nostro paese non cresce più, ma non cresce più da 30 anni, non 30 anni, 20 anni. Perché? Non cresce più da 20 anni perché la nostra produttività, la produttività del lavoro, quella che gli economisti chiamano la produttività totale dei fattori, quindi anche il rendimento dei capitali, è la più bassa tra i paesi dell'OCSE. Il che vuol dire, sempre in maniera terra-terra, che se per fare questo orologio i tedeschi ci mettono un'ora, noi ci mettiamo 10 ore. La cosa, naturalmente, la produttività non è deriva dal fatto che gli italiani lavorano poco. Ci sono, gli italiani lavorano troppo pochi, e dopo vediamo come, ma lavorano moltissimo. Il guaio è che la produttività è il dato terminale di tutto quello che non va, delle strade che non funzionano, insomma, delle ferrovie che non ci sono. Noi dobbiamo aumentare la nostra produttività, altrimenti non sarà possibile aumentare i salari, fare tutte quelle cose che noi diciamo di dover fare, che è necessario fare. Perché è evidente che la possibilità di accrescere e di costruire ricchezza è decisiva per poter spendere le risorse. Noi non siamo più nella condizione di poter spendere risorse a debito. Anzi, dovremmo comprimere già quell'enorme debito che abbiamo costruito sulle spalle dei ragazzi grandi. Noi abbiamo un enorme problema di disuguaglianza che è crescente rispetto agli altri paesi, ma la cosa più agghiacciante non è che noi siamo un po' più diseguali dei paesi del nord Europa, vabbè, potremmo anche farci una ragione. La cosa più incredibile è che ci sono dei dati, esaminiamo quelli Europa 15, quelli Europa ricca, dove c'eravamo anche noi come paesi fondatori. Noi siamo tra gli ultimi quando si tratta, il mercato produce risultati di disuguaglianza. Ma quando interviene lo Stato per correggere quei risultati di disuguaglianza, normalmente noi peggioriamo la nostra posizione classifica. Cioè lo Stato non riesce a ridurre la disuguaglianza provocata dal mercato. Perché? Tutti noi abbiamo fatto i sindaci e gli amministratori, non è così difficile. Se, insomma, mi ricordo un po' di tempo fa, dovevamo mandare in casa di riposo o all'asilo i figli o i genitori anziani di chi ha come unica misura quella del reddito, e vabbè, finirà che mandavamo gli evasori fiscali. I figli di evasori fiscali in asilo, ho detto una cosa paradossale, ma per chiarire perché lo Stato riesce a ridurre, ma soprattutto perché c'è un problema di fondo, altro che facce nuove. Noi abbiamo un welfare, che abbiamo chiamato welfare per estilofilia, per comodità, perché i giornali improvvisamente hanno cominciato a chiamarlo welfare. Ma correttamente, dal punto di vista analitico, avevamo definito come stato assistenziale. Dov'è la differenza? La differenza è che nei sistemi più evoluti, il titolare del diritto è il cittadino, l'individuo. Nel sistema che noi abbiamo costruito, tenaglie e fil di ferro, perché il paese povero è quello che eravamo, il titolare del diritto è la famiglia, la quale funziona al proprio interno come redistributore. Naturalmente questo poteva funzionare nelle grandi famiglie di un tempo e nel modello produttivo in cui lavorava il papà, e bastava che questo lavorasse, e la mamma stava a casa. Ma con famiglie sempre più piccole, in un contesto in cui noi dobbiamo far partecipare di più le donne al mercato del lavoro, 20 punti meno del Nord Europa, 10 punti meno della Germania, uno dei più bassi tra i paesi dell'OCSE, tenete conto che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in questi anni è stata più importante dell'ingresso della Cina nell'economia mondiale, è uno dei fattori di crescita più importanti. In una situazione del genere, un welfare che si basa sulla famiglia non può più stare in piedi. L'elenco delle disfunzioni è enorme, si implica la condivisione dell'abitazione, il che impedisce la mobilità territoriale, che è uno degli elementi della crescita. C'è un agghiacciante indagine inglese in cui si dimostra che il 75% degli italiani vive e lavora vicino al posto in cui è nato. Il 75% degli inglesi vive e lavora lontano dal posto in cui è nato. Questo può avvenire soltanto con un sistema di welfare che sostenga questa mobilità. Ma insomma, anche qui l'elenco è lunghissimo. Noi abbiamo un altro problema, cioè abbiamo tutto qua, non ce ne sono di più, ma sono fondamentali. A questo si aggiunge il problema del debito, che non è stato costruito per garantire infrastrutture e pensare al futuro, ma è stato costruito per garantire il reddito corrente. Ogni anno che Dio manda in terra, noi dobbiamo pagare per i
per chi percepisce le pensioni, ben vi ricordate, 19 anni, 6 mesi, un giorno, che poi diventavano 14 in molti casi, 7 miliardi di euro. Il bilancio dello Stato consegna ogni anno 7 miliardi di euro a chi percepisce quei benefici di allora. Con quei soldi lì noi avremmo organizzato un sistema di ammortizzatori universalistico per tutti gli italiani. Questo è il grande impatto che hanno scelte che erano giustificate allora, ma che oggi rappresentano il conto. In questo contesto noi registriamo la scarsa affidabilità del sistema politico istituzionale. Naturalmente è un circolo vizioso. Siccome la nostra crisi è essenzialmente una crisi di fiducia, noi dobbiamo riuscire a ricostruire condizioni di fiducia e di legittimazione al livello che conosciamo. Naturalmente qui c'è anche molta, come dire, il solito allarme, è un racconto regionale che non è un racconto così esatto. In tutti i paesi occidentali la fiducia sta scemando nei confronti della politica e delle istituzioni. Non è un caso esclusivamente italiano. Un analista come lo Svalon parla della società della sfiducia. E c'è un libro, anche lì terribile, di un inglese, un analista inglese, Coleney, che si intitola Why We Hate Politics. E se la odiano gli inglesi, figuratevi gli italiani. E le condizioni, però, anche qui, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Queste sono il risultato non soltanto delle tante difficoltà che ci sono il risultato dei nostri successi. Gli individui sono tendenzialmente più autonomi, più liberi, e si organizzano ogni giorno nella vita quotidiana non per dipendere dall'elite, ma per sfidare l'elite. Questo vale nei paesi di democrazia matura, avanzata, come vale nei paesi in cui si costruisce la democrazia. La primavera araba non nasce dalla miseria, nasce dalla, grazie al cielo, dal fatto che quei paesi cominciano a diventare un po' più ricchi, un po' più evoluti, soprattutto tassi di istruzione, di sostegno sanitario adeguato, che rendono possibile quelle aspettative e quella rivolta rispetto a situazioni percepite come intolleranti. Quindi questo è un paesaggio, uno scenario con il quale noi dobbiamo abituarci a convivere. La politica non tornerà mai più quella che è stata, e sempre più il ruolo della politica deve essere quello di leadership, che qualcuno definisce come il criterio di Mosè, cioè la capacità di portare il proprio popolo da un posto conosciuto ad un posto che non si sa nemmeno dove sia e dove si trovi. E qui c'è un po' il fallimento, la difficoltà di questo passaggio. Noi abbiamo perso 20 anni anche perché c'è stato l'enorme, come dire, la discesa in campo di Berlusconi, e da parte nostra, io lo dico in maniera critica, il nostro alibi di Berlusconi, l'utilizzo di Berlusconi in un anno. Berlusconi non è la causa, Berlusconi è stato il sintomo di una società cambiata, anche dal punto di vista valoriale. Su questo c'è letteratura amplissima per chi volesse guardare a quello che succede anche altrove, non guardare semplicemente sempre al nostro ombelico. E se avete visto quello che è successo in questi 20 anni, in uno dei paesi più civili del mondo come l'Olanda, c'è da, insomma, mettersi le mani nei capelli. O il fatto che in Danimarca il secondo partito, che ormai scalzerà probabilmente il partito al governo, è fatto da gente rispetto alla quale i leghisti sembrano dei gentiluomini, insomma, in genere. Socialisti. Quindi questo è, come dire, una reazione dovunque che ad una trasformazione epocale, ad una difficoltà di adattamento. Poi ogni paese cerca di reagire con i materiali che ha. Ecco, io dico perché l'alibi, perché noi abbiamo spesso interpretato Berlusconi e tutto quello che gli accompagnava come una lettura sbagliata, l'idea che vabbè, questa è l'invasione di Hyksos, dopodiché torniamo dove siamo partiti, adesso ce lo togliamo di mezzo e torniamo dove eravamo prima. Ovviamente non solo non si può, non è nemmeno giusto, perché Berlusconi si è fatto interprete di domande di modernizzazione che sono sacrosante, rispetto alle quali noi dovremmo rispondere sulla base dei nostri valori, ovviamente, ma prendendole sul serio. La domanda di riforma burocratica, giudiziaria, fiscale, è le domande, rappresentano domande sacrosante, rispetto alle quali, quella di semplificazione, che è stata a lungo evocata. Noi dobbiamo cercare di rispondere prendendo davvero il toro per le corde. Il nostro enorme problema, e qui vengo a sempre ricerche difficili, è l'enorme estensione dell'intermediazione dello Stato, intermediazione pubblica.
che noi dobbiamo cercare di ridurre, ma prima che sia tardi, nel senso che ormai sono milioni di cittadini il cui destino, il cui futuro dipende dall'autorizzazione di qualche funzionario, di qualche amministratore. La cosa non sta in piedi, ma non sta in piedi anche perché c'è un problema culturale al fondo. Faccio un esempio così mi spiego meglio. Qualche volta è stato evocato questo da qualcuno, e il regolamento edilizio di Bologna e il regolamento edilizio di Monaco. Il regolamento edilizio di Bologna, non di Reggio Calabria, ha 4 volumi. Il regolamento edilizio di Monaco ha una paginetta. Perché? Perché sono cattivi quelli a Bologna e sono buoni quelli di Monaco? No. Qui c'è un nodo centrale. Perché non è il comune a Monaco che certifica la corretta realizzazione delle imposte? Dico, ma Cristina, impianti elettrici. È il rapporto tra le parti. Se questo viene meno, si va dal giudice, che risolve la questione nel giro di qualche settimana. La questione è molto semplice. Se deve essere l'autorità pubblica a certificare la corretta esecuzione, allora ci vogliono 4 ore. Questa è la decisione di fondo. Altra questione che poi impatta, io vedo alla Camera del Senato, a un quarto, il Parlamento continuamente. La maggior parte delle norme che si costruiscono per liberare, cioè attenuare la responsabilità del funzionario pubblico controllore, dell'architetto che dice, l'elenco è interminabile. Quindi se ogni volta si cerca di sistemare, allora la normazione è continua e diventa un ostacolo alle relazioni. Però, ad esempio, messe così le cose, diventa chiaro che una giustizia che funziona non è una concessione a Berlusconi, è una delle principali riforme che noi dobbiamo introdurre. La Banca d'Italia calcola che la perdita di PIL del collasso della nostra giustizia civile è ormai, supera ormai l'1% del nostro PIL. Se si deve decidere cosa fare per tornare a crescere, la prima questione è mettere mano alla giustizia civile, che spiega lo stato della giustizia civile, perché noi abbiamo il più basso investimento internazionale tra tutti i paesi dell'OCSE, Nuova Zelanda compresa, non soltanto Francia. Ecco, è all'interno di queste scelte che noi dovremmo cercare di ricostruire il rapporto con gli italiani, di là si passa, e ricostruire, si passa per tornare alla politica e cercando di dire che l'antipolitica non serve, cioè l'antipolitica serve se contribuisce a dire a queste scelte, quali sono, insomma. Dopodiché io dico una mia opinione personale su due questioni evocate, quella delle province e quella della crisi istituzionale. E la mia opinione personale è che noi dovremmo smetterla di pensare di poter tornare a quello che siamo stati e prendere atto dei mutamenti cambiati. La nostra Repubblica è già cambiata. Noi non siamo più una Repubblica parlamentare da 20 anni. E siamo già usciti fuori strada, nel senso che, uso di nuovo la definizione di diamanti che è divertente, perché l'ha chiamata una Repubblica preterintenzionale. Perché siamo andati noi ormai al di là e nonostante le nostre intenzioni abbiamo costruito una forma che non è più quella di prima, ma non è ancora una forma bilanciata, nel senso che il nodo risolto non è quello della legge elettorale, il nodo risolto è quello della forma di Stato. È da un pezzo che la premiership è diventata la fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta, o come si è diretta, mi ricordo che nel 2001 sulla scheda elettorale c'erano i nomi di Berlusconi e di Rutelli. La modifica di quella. Noi abbiamo introdotto l'elezione indiretta, che se vi ricordate è stata per un pezzo il metodo di elezione del Presidente della Regione, nella fase transitoria. Sono passati 20 anni da quando i cittadini hanno risposto con i due referendum di governo autonomo da 3 in maniera inequivocabile. Il governo lo scelgono i cittadini o il Parlamento, naturalmente più volte nel corso del tempo. Noi quella volta abbiamo risposto, tutto il centro-sinistra aveva sostenuto, lo scelgono i cittadini, ma se lo scelgono i cittadini, il bilanciamento della Costituzione istituzionale deve essere coerente. Noi, guardate che ormai d'abitudine, poi con l'uso che stiamo facendo le primarie, scegliamo i vertici monocratici. Abbiamo scelto perfino i segretari regionali e i segretari nazionali con le primarie. Non soltanto,
Dal punto di vista delle modificazioni introdotte, ormai l'esecutivo ha il predominio e la regia della produzione legislativa. Il 90% della produzione in Parlamento legislativa riguarda la conversione dei decreti. Ma mica adesso che c'è Monti, sono in tanti così. Ha autonomia e autosufficienza organizzativa con le riforme Craxi e D'Alema e adesso addirittura controlla due crocevia fondamentali che sono, dopo la riforma del titolo V, il rapporto con gli enti locali e con il crescere del processo di integrazione europea, il rapporto con le istituzioni sovranazionali. Tanto che la legislazione recente in Parlamento riguarda esclusivamente quelli che in altri tempi sarebbero stati trattati internazionali. Cioè la definizione del meccanismo salva stati è un trattato. Insomma, la politica presidenziale è diventata ormai parte integrante della nostra scena nazionale. La mia opinione è che noi dovremmo prendere sul serio l'esigenza di fare come in Francia, assestare un sistema semipresidenziale in maniera tale che sia possibile ricondurre tutte queste spinte all'interno di un alveo. Noi non possiamo, adesso lo dico come battuta, ma così ci capiamo, essere arrivati ad un punto in cui il ruolo del Presidente della Repubblica, che è stato un ruolo straordinario, napoletano, se non ci fosse bisogna inventarlo, però è affidato al fatto che noi investiamo sulla possibilità e sul fatto che Napolitano sia una brava persona. Ebbene, ho capito, ma se la prossima volta eleggiamo uno non così bravo, cosa succede? C'era un vecchio monito di Popper: le istituzioni devono funzionare quando ci sono i cattivi. È troppo facile quando ci sono i buoni, ma lo sai che funzionano? Cioè devono essere congegnate in maniera tale da avere dei bilanciamenti e un ordinamento che consenta un funzionamento regolare. Noi siamo arrivati, diciamo, una battuta al fatto che la decisione della guerra di Libia viene assunta dal Consiglio Superiore della Difesa. Funziona, eh? Non è una cosa che noi possiamo immaginare come un fatto normale, una battuta ovviamente, poi il Parlamento è intervenuto, ma per dire che noi non possiamo immaginare di ritornare a quello che è stato, ad una forma che ormai non è più, non solo sostenibile, ma non è nemmeno la forma che noi stiamo praticando. E stessa vicenda riguarda le province, e anche qua il vero problema delle province non è l'ipotesi che adesso si va da strada, che è conseguenza di una incapacità di riforma del Parlamento. Di nuovo, la questione vera che si voleva nelle province non è quella che riguarda adesso questa organizzazione, che naturalmente viene fatta male con i piedi. Il nodo vero è la rilevanza costituzionale. Il nodo vero è il 114. Sarebbe stato più corretto, come si fa negli altri paesi, dire c'è un unico paese che ha quattro livelli istituzionali ed è l'Italia, lo Stato, le regioni, le province e i comuni. In Francia ci sono i dipartimenti e i comuni, punto. In Germania ci sono i comuni e i Länder, punto. Il che non impedisce in entrambi i casi di avere enti costruiti e conformati sulle esigenze territoriali con funzioni non solo di coordinamento ma anche che rispecchiano appunto le esigenze dei vari territori, ma che non hanno la copertura costituzionale, che ha rilievo quando si dice non soltanto di colpire cercare dei risparmi, ma di colpire quella famosa intermediazione pubblica che c'è anche laddove non deve più esserci. Ma con questa storia di province si è cercato di coprire una discussione che non c'è stata sui comuni, che è la vera questione. Noi abbiamo la dimensione territoriale dei nostri comuni è quella del Medioevo, la distanza che si poteva percorrere sulle strade a piedi nelle ore di luce. L'80% dei nostri comuni ha meno di 5.000 abitanti, il che è un vincolo allo sviluppo che ha proporzioni incredibili. Non a caso negli anni 90, c'eravamo arrivati anche noi, se vi ricordate, la 142 al 90, all'epoca che facevo il sindaco, è il tentativo di dire guardate, andiamo in quella direzione. Dopodiché, mentre noi non abbiamo fatto niente per 20 anni, la Germania ha dimezzato i comuni, la Danimarca, la Gran Bretagna. Ma ovviamente, siccome sono sistemi normali, non sono matti, che cosa hanno fatto? Hanno affidato a ciascun Länder la possibilità di organizzarsi e quindi in Baden-Württemberg hanno costruito le dimensioni che valgono per le aree industriali e per le aree rurali. In Baviera hanno organizzato il comune capofila di un compressore, hanno trasferito alcune funzioni e hanno lasciato a tutti la banda civica e il gonfalone, perché il problema non è colpire le identità, è tenersi per mano e costruire una dimensione che sia in grado di affrontare le sfide dell'oggi. Ecco, adesso ho detto cose ovviamente molto schematiche.
per concludere con le nostre cose, a me farebbe piacere che il confronto politico anche all'interno del PD e nel centro-sinistra, proprio in vista del fatto che questa volta al centro-sinistra può essere data l'occasione di governare il paese, avvenisse all'interno di un confronto sul merito e su queste prospettive. È in discussione la possibilità di mantenere ai ragazzi e ai nostri figli, e forse pure alla nostra vecchiaia, lo stesso tenore di vita che avevano i nostri padri. Cioè il paese sta rischiando di finire davvero in serie B. E la stessa vicenda di Grillo, la paura dell'antipolitica, in realtà è perfino più tragica. Noi possiamo, gli italiani, possono anche permettersi di votare Grillo e di farlo vincere le elezioni. Bene, succede come in Grecia. Dopo 3 mesi si torna a votare. Vince il centrodestra, inevitabilmente, perché se non si fa quello che dicono i 36 punti della BCE, tanto per capirci, si esce e ci battono fuori. Perché se vogliamo rimanere nel primo mondo, le regole sono quelle. Siccome noi vogliamo rimanere nel primo mondo e, se possibile, avere la credibilità per cambiare quelle regole, o perlomeno per concordarle anche con noi, dobbiamo fare in maniera che la discussione sulle cose da fare, sulla prospettiva, sia le cose che ci impegnano da qui, non solo alle primarie, ma da qui alle prossime elezioni. Tutto qua. Ringrazio l'onorevole Maran, anche perché ha parlato con accento di verità, sempre un deputato. Insomma, è sempre una scelta coraggio. Ci sono domande da parte del pubblico? Altrimenti faccio una domanda generale. Prego. Allora, una domanda per l'onorevole Maran. Prima mi sono un po' allarmato quando ho paragonato l'Italia ai paesi dell'est Europa, perché ad esempio l'Economist ha parlato delle 3 repubbliche baltiche che per uscire dalla crisi stanno tagliando gli stipendi con gravi ricadute sulla popolazione, e adesso però crescono al 3-4%, cioè dopo un taglio del 10-20% agli stipendi è il minimo che possa accadere. Adesso quindi vorrei capire in che cosa l'Italia somiglia a questi paesi e come se ne esce dalla crisi senza dover tagliare gli stipendi, che poi invece è quello che sta facendo questo governo attuale nel momento in cui blocca gli stipendi pubblici, e poi certi ministri ogni tanto se ne escono a dire bisogna lavorare di più, bisogna fare meno ferie e altre amenità varie. Grazie. Cerchiamo di raccogliere se c'è una domanda, naturalmente per tutti. Prego. Io mi chiedevo se è vero che la crisi della politica, come per esempio la crisi dell'informazione in Italia, o la crisi della scuola, o la crisi dello sport, perché alla fine la politica è un concetto astratto, un'istituzione che per funzionare ha bisogno di chi la manovra. Allora io chiedevo a loro, e anche al sociologo politico, cioè è la crisi della politica o dell'uomo politico? È la crisi dello sportivo o dello sport? Dell'informazione o del giornalista, della carta stampata o della televisione? Perché sanno bene i nostri politici come gestire lo Stato, e che significa politica, con la maiuscola nel senso nobile della parola, sanno bene. Io leggo tanti articoli di giornale con un linguaggio fordito e anche concettualmente molto chiaro, però la maggior parte dei giornali italiani, delle testate giornalistiche italiane, sono tuttora al servizio di potentati economici e politici. Allora io credo che sia la crisi dell'uomo, sia come individuo, sia come rappresentante della comunità, e quindi in senso sociale, sia la crisi della società, sia la crisi della famiglia, e la famiglia è tra l'altro il tassello, l'unità di misura della società. Allora la politica ha un doppio compito, non solo quello di gestire, e questa è la domanda che faccio, l'esteriorità, il benessere sociale della collettività,
ma anche con provvedimenti opportuni ed appropriati, quella di ricostruire, di rigenerare, di rivitalizzare l'uomo in senso individuale e collettivo, quindi la società. E quindi rifaccio anche a un concetto della psicologia evoluzionistica, considerata nel senso, diciamo, di una costruttività nel continuum, quindi anche a breve, media scadenza, di dare l'esempio da parte della politica, che è essenziale, quindi dell'uomo politico, per ricostruire dall'interno, da un punto di vista comportamentale ed etico, l'uomo come individuo, come collettività e come società. Questo volevo dire. Molto chiaro, grazie. Ma io volevo dire, l'onorevole Maran prima ha spiegato che diciamo così, c'è una reazione alla politica in tutta Europa, e su questo concordo, anche se secondo me bisogna fare una distinzione. Cioè, un conto è l'antipolitica in Olanda e in Danimarca, che secondo me ha ragioni anche diciamo, di problemi di convivenza civile all'interno dello Stato tra varie, diciamo così, etnie, no? E antireligioso, la presenza dei musulmani. Altra cosa invece è l'antipolitica in Italia. Cioè, in Italia secondo me la ragione è semplice. Prima si diceva l'antipolitica genera l'uomo forte, ma secondo me l'uomo forte è stato generato dalla politica. Per 17 anni abbiamo avuto un presunto uomo forte, diciamo così, al governo e all'opposizione, che molto spesso proprio dall'opposizione veniva supportato e mantenuto in vita quando poteva essere tranquillamente, diciamo così, annullato. Ecco, io allora mi chiedo e chiedo, cioè, perché ci sono politici appunto di centrosinistra, cioè il centrosinistra fa una riflessione di questo genere, cioè si interroga sul fatto che per 17 anni alternativamente al potere non si è fatto nulla o si è fatto poco per dare alla politica, ridare alla politica importanza, perché poi, siccome si diceva appunto che gli italiani non sono stupidi, non sono bambini, uno a un certo punto si fa delle domande e dice, tra alcuni che fanno la politica del fare personale, no? Cioè, quindi gli ultimi eventi del Lazio dimostrano questo, e persone che non hanno mai fatto politica, come la faranno si vedrà, scelgono i secondi. Cioè, questo voglio dire, una riflessione in centrosinistra, la politica in genere, l'ha fatta oppure no? Perché poi con i potremmo e i dovremmo e si potrebbe, ok, ma questi sono discorsi da comizi elettorali, ma poi nella realtà... Chiarissimo. Però l'onorevole Maran è anche per produrre un discorso. C'è una frase Maran che mi ha colpito molto, per dire di no al nucleare bisogna dire tanti sì in altre forme. Questo significa che riallaccia il discorso di D'Alfonso della gestione, dell'effetto della gestione del potere. Quindi soprattutto del potere pubblico. Però una riflessione nasce spontanea. Noi veniamo da uno Stato, da una prima Repubblica, dove il consociativismo e il collateralismo nella Repubblica dei partiti la faceva da padrona, no? Era la garanzia della gestione del territorio. Oggi è vero che si può dire di non nucleare, ma si fa fatica a dire tanti sì, perché si vanno a toccare caste e castine, e quindi la gestione del potere, di cui chiamava D'Alfonso, è difficile poi da esercitare sul territorio effettivamente. Tant'è vero che Coppe Serra, tanto per chiamare qualcuno, hanno chiamato il gigante dei piedi d'argilla, tante buone intenzioni, ma la difficoltà di cambiare realmente le cose. Come si pone la sua idea, magari anche quella di D'Alfonso, rispetto a questi cambiamenti difficili poi da effettuare, che di fronte ai proclami il libro delle caste è ben più grande delle buone intenzioni. Grazie. Io volevo riportare l'attenzione sulla questione etimologica dei significati dei termini politica e antipolitica. Mi è sembrato un po' collateralmente dai discorsi di tutti capire che c'è un po' un richiamo al famoso contrattualismo, a questo contratto sociale, quindi a questa concessione virtuosa e necessaria, che fondamentalmente è la ragione della nascita dello Stato, dell'esigenza. Però oggi l'attenzione si dovrebbe spostare, a mio avviso, sulla importanza dell'ascolto. Non è più il patto necessario per la sopravvivenza, ma sono gli stessi firmatari del patto che chiedono di essere ascoltati. E quindi il problema, la ragione del contratto non è più la sopravvivenza, ma è la stessa esistenza. Cioè, rispondete all'esistenza, alle esigenze,
in base all'ascolto, non lo Stato oggi appare come Ulisse davanti al canto delle sirene, che attraverso varie peripezie, tappandosi le orecchie, arriva lo stesso alla fine del suo percorso, ma ha rinunciato alla tentazione, la tentazione di ascoltare, di seguire un istinto. È questo che noi chiediamo, noi come popolo, l'ascolto, che lo Stato non sia Ulisse. Bravissimo. Allora, volevo innanzitutto ringraziare gli intervenuti, perché gli interventi secondo me sono stati poco politici ma molto tecnici, quindi la cosa mi fa immensamente piacere. Parto con una riflessione che non l'ha detto un italiano, l'ha detto un professore dell'Università di Beirut, quindi un libanese non cattolico come me, che io ho avuto modo di conoscere. Ha detto: l'Italia dovrebbe, un amante dell'Italia, in una riunione a Roma, mi sembrava l'avvocato difensore della Repubblica Italiana, diceva: l'Italia dovrebbe far studiare dai ragazzini alle università due capitoli di storia, l'impero romano e le repubbliche marinane. Il dottor D'Alfonso già ora capito. E poi mi spiegava perché. Perché l'Italia ha un suo ruolo che non usa e non utilizza nell'area del Mediterraneo, che oggi è anche area mondiale, dove l'onorevole giustamente evidenziava le nostre presenze un po' in tutto il mondo per varie umanitarie, ma anche per interessi. Io sono un ragazzo dell'82, quindi chi vuole intendere intende. Primo. Secondo, il primo e il 2 ottobre a Roma andrò a una riunione sui trasporti, perché mi occupo di trasporti. In uno studio dell'Università Cattolica con la Bocconi e con un'altra società che mi permetto di dire, alla consulta della logistica ha presentato questo studio, non con un titolo che cosa dovete fare, che cosa si può fare, che cosa si dovrebbe fare, ma il costo del non fare, 2012-2020, che equivale a qualcosa come 100 miliardi. Perché il sistema Italia, e quindi andiamo poi alla produttività, quello che è la riorganizzazione dello Stato che l'onorevole evidenziava, perché una decisione poi non è vero che è nazionale, ma poi la regione, le province, cioè va a sommarsi in una serie di situazioni che rendono un intervento di un'azienda, se tutto va bene, 2 anni, la possibilità di insediarsi. Ecco, su questi temi la politica dovrebbe prendere delle decisioni, prima nell'analisi e poi nella riorganizzazione dello Stato, come diceva l'onorevole, per fare in modo che su una richiesta che sia compatibile con tutto quello che è il sistema Italia venga data una risposta sì o no, e secondo abbia le priorità nazionali rispetto a quello che sono i localismi, perché l'Olanda o piuttosto che la Spagna, non parliamo di stati prime donne, questo lo fanno. Sul sistema dei porti, l'Olanda, Rotterdam insegna, e noi stiamo alle calende greche. Grazie. Grazie.